questa conferenza stampa di presentazione del ritiro in Abruzzo. Abbiamo alla mia destra, lo conoscete tutti, il governatore della regione Marco Marsilio, presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Io darei la parola al presidente De Laurentiis per un saluto, poi a Marsilio, infine a Caruso, per poi iniziare con le domande sul ritiro di Castel di Sangro. Vi ringrazio, prego. Beh, siamo molto contenti di ricevere qui chi rappresenta una regione in continua evoluzione come l'Abruzzo. Mi avete anche comunicato che tra l'altro da quest'anno ci sarà anche una film commission e quindi presenterete anche questa novità in una vostra prossima, diciamo, conferenza stampa. Quindi vedo che l'Abruzzo si sta muovendo moltissimo e del resto poi con le attrezzature sportive che avete, che ci hanno sempre accompagnato e ci hanno meravigliato. Anzi, io credo che la presenza del Napoli in Abruzzo, da un punto di vista sportivo, abbia determinato un grande innalzamento di interesse da parte di tante altre squadre di Serie A. Tant'è che l'altro anno io portai a Rivisondoli l'allenatore in seconda e l'allenatore in terza a fare un sopralluogo. Feci venire anche Marrone, che è il nostro agronomo da Napoli, per verificare alle pendici di Rivisondoli c'erano due campi di calcio. Io dissi: ma questi sarebbero perfetti per far fare lo scarico senza portarli fino a Castel di Sangro, a quelli che si sono magari spesi in una partita e quelli che invece hanno giocato meno e che si possono allenare, possono andare giù a Castel di Sangro. E mi ricordo che c'era un sindaco che mi disse: ma no, ma noi qui ogni anno spendiamo 50.000 euro. Dico: guardi che per la mia esperienza non bastano. Tant'è che poi venne Marrone e sollevando, diciamo, una decina di centimetri sotto a questo terreno trovammo di tutto e di più. Per cui io dissi, dico, vedete, qui se uno viene ad allenarsi non ha importanza se sia appartenente alla Serie B o alla Serie C, ma questo potrebbe creare dei traumi a chi si allena, quindi già è sbagliato. Ma è sbagliato soprattutto buttare del denaro pubblico ogni anno che non serve a nulla. Quindi invece sarebbe bene investire quei 200-300 mila euro per fare una tantum bene questi campi. Tant'è che io chiamai proprio il presidente Marsilio e ti dissi di intervenire, no? Tu in quel momento avevi certe problematiche probabilmente di bilancio, per cui dovendo tappare altri buchi. Poco ti interessava questo, ma visto che poi c'è stato un grande riscontro di interesse verso l'Abruzzo, tu mi confessavi proprio pochi giorni fa che avevo ragione io Quel e che campo. vi stavate muovendo, no, quel campo, sono due campi. Cominciamo a giocare in economia, sono due campi. No, perché è un peccato, cioè avete quella capacità e quella possibilità. Cioè, io lo vedo se a Di Maro fanno quel lavoro ogni anno, ma perché lo hanno fatto bene ab inizio, vennero, mi pare, dalla Liguria a verificare proprio i terreni e poi hanno imparato anche loro. Ormai in Trentino andiamo da 12 anni, da 14 anni, non mi ricordo, da voi stiamo venendo da questo che sarà il quarto anno. Visto, tu dicevi tre, non sai manco che è il quarto. È il terzo? È il quarto? È il quarto? Ragazzi, state che buoni, state calmi. Ah, già ti pesa, vedi? Dice, sembra una vita. Vabbè, ma si sa che i napoletani sono un po' invadenti, no? Anche perché sono esigenti, ma è giusto che siano esigenti, guarda che cosa c'hanno. Voi non c'avete tutta sta roba.
E quindi vi dovete abituare e vi dovete allineare. Vabbè, io ho finito, non credo che debba dire qualcosa di più, se non passare la parola al nostro chairman dell'Abruzzo. Ti piace la parola chairman? Molto, moltissimo. Bene. Moltissimo. Prego, allora, governatore, che io preferisco utilizzare al posto di presidente della regione Abruzzo, prego, e poi anche, Angelo anche Caruso. Se si chiama presidente, sì, so, però governatore, insomma, secondo fate, me fate come volete, chiamatemi come meglio preferite. Grazie, intanto il governatore fa molto più americano. No, sudamericano. Sudamericano, esatto. Allora, a fianco al conducator De Laurentiis, per noi è davvero un privilegio, insomma, poter ospitare quest'anno i campioni d'Italia. Io gli ho ricordato più volte che abbiamo portato bene al Napoli Calcio e che lo scorso anno nella stessa formazione lui concluse la conferenza stampa annunciando che avrebbe portato lo scudetto e i vostri volti non è che fossero molto, come dire, convinti, c'era qualche perplessità. Eravate più interessati magari a chiedergli perché se ne andava il tale calciatore, se stava indebolendo la squadra o no, con le solite. Quindi credo che si sia guadagnato questo ragazzo, insomma, la fiducia della città e la riconoscenza anche eterna, insomma, come dire, qualcuno potrebbe anche dire facile vincere gli scudetti con Maradona in campo, c'è chi lo ha vinto senza Maradona o scoprendo piccoli Maradona in giro per il mondo che pochi conoscevano, in cui pochi speravano e che hanno fatto quello che hanno fatto. Ed è vero quello anche che hai raccontato, che questa scelta, questa scoperta che il Napoli Calcio ha fatto di Castel di Sangro e dell'Abruzzo ha fatto scoprire Castel di Sangro e l'Abruzzo a tante altre realtà e c'è oggi un interesse molto forte. Peraltro, se il Bari vince lo spareggio, noi avremo quest'anno 3 squadre di Serie A che si allenano a Castel di Sangro e dintorni nel nostro territorio e altre squadre hanno manifestato un interesse, per cui faceva bene a indirizzarmi a dire migliorate la vostra impiantistica sportiva, perché se avessimo più terreni, più impianti di alto livello capaci di soddisfare le esigenze di atleti professionisti, avremmo la possibilità di ulteriormente incrementare questo veicolo, che per noi è un veicolo di promozione importante. Attraverso il Napoli Calcio ci rivolgiamo a un mondo di persone presenti in tutto il mondo, come sono i tifosi del Napoli, e no, anche in virtù della grande fetta di emigrazione che l'Italia ha avuto nei decenni e che non è ancora finita, ancora ci sono tante persone che girano per il mondo partendo dall'Italia, nascendo qui, e quindi affiancare il nome dell'Abruzzo a quello dei campioni d'Italia, poter far vedere le maglie con lo scudetto tra i primissimi appunto all'interno del ritiro sarà sicuramente un grande momento. Noi abbiamo preparato, lascerò poi ad Angelo raccontare più nel dettaglio perché, come dire, è dovere e piacere della città ospitante anche poi organizzare un corredo di iniziative, di feste, di incontri, di escursioni, di occasioni, perché ha le migliaia e migliaia, io spero decine di migliaia di tifosi che verranno a vedere la loro squadra e a partecipare a questa festa. Finalmente quest'anno si potrà anche festeggiare come si deve, perché gli anni passati tra il Covid, le restrizioni, le limitazioni, insomma, non è che si fosse potuto dare sfogo più di tanto. Quest'anno non solo perché c'è lo scudetto e c'è, come dire, un clima di festa permanente che durerà a lungo, e io mi auguro al Napoli Calcio di poter continuare a mietere altri successi. Naturalmente, insomma, quest'anno ci sarà anche la possibilità di dare un corredo di allegria, di gioia, di intrattenimento per chi viene a vedere la squadra e gli allenamenti e che possa completare anche l'esperienza del soggiorno e del turismo. Tra queste ne cito solo una, il resto provvederà Angelo Caruso. Abbiamo anche concordato e stiamo concordando con la Fondazione delle Ferrovie dello Stato, che gestisce la bellissima iniziativa, la bellissima esperienza della Transiberiana d'Italia, che è quella ferrovia storica che porta da Sulmona fino a Roccaraso, sulla stazione la seconda più elevata d'Italia come altitudine raggiunta, uno scenario incredibile,
è un'esperienza bella anche per le carrozze e per i vagoni storici che vengono utilizzati, quindi è un tipo di turismo che funziona molto e io abbiamo appunto condiviso di fare nelle giornate del ritiro alcune corse speciali che partano appunto da Roccaraso, scendano a Sulmona. A Sulmona lì mettiamo a disposizione invece i nostri treni, quelli della azienda di trasporto pubblico abruzzese che si chiama TUA, Trasporto Unico Abruzzese, la cui divisione ferroviaria ha il lavoro poi per magari allungare questa esperienza, prendere i turisti da Sulmona e portarli fino a Fossa Cesia sulla costa dei Trabocchi e fare un'esperienza e riportarli dopo magari un bel pranzo o una bella serata con il pullman da Fossa Cesia su a Castel di Sangro. Quindi per i tifosi che vogliono fare magari una giornata completa di turismo e scoprire mare, monti, particolarità enogastronomiche, i paesaggi più belli, più apprezzati e più esclusivi del nostro territorio, questa diciamo visita e questo soggiorno a Castel di Sangro in occasione del ritiro diventa anche un'occasione di avere una finestra e un assaggio di tutto ciò che di bello, di buono e di piacevole la nostra regione può offrire. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte, grazie per averci dato questa opportunità che sta appunto aprendo a un mercato più ampio. Noi lavoreremo anche avendo a disposizione fra breve, io spero fra breve perché stiamo concludendo con il governo e con il ministro Fitto in particolare la distribuzione dei fondi sviluppo e coesione, credo che una parte congrua di questi fondi noi li utilizzeremo appunto per implementare l'impiantistica sportiva e per mettere in condizione, non solo sul calcio, ci sono altri sport che possono diciamo, portare risultati analoghi ed esperienze analoghe, per fare in modo che la nostra impiantistica sia sempre più di livello performante. E peraltro il 19 luglio, stavo dicendo ad Aurelio, aspettiamo appunto che anche Filmauro ci mandi, incontreremo, spiegheremo, presenteremo a produttori, operatori del mondo del cinema, alle altre film commission presenti in Italia, il percorso di nascita della Fondazione Film Commission Abruzzo, che finalmente è stata approvata dal Consiglio regionale, sul quale abbiamo a disposizione fondi importanti che abbiamo inserito nella nuova programmazione dei fondi europei 21-27, che è disponibile da pochi mesi, che a ottobre metterà a disposizione già i primi 2 milioni che metteremo a bando per le produzioni cinematografiche, per fare in modo che anche su questo segmento, anche su questo mercato, l'Abruzzo possa recitare un ruolo da protagonista. Grazie. Bene, grazie. Allora Angelo, siamo tutti così curiosi di sapere quali siano tutte queste grandi novità che ci aspettano a Castel di Sangro. Prego. Bene, buonasera, saluto i quasi tutti amici giornalisti, perché le facce sono abbastanza note, però inizierei con la scaramanzia. Aureo, ho rivestito lo stesso abito dello scorso anno, stesso orologio, stessa scarpa, stesse calze, perché la scaramanzia è d'obbligo, ci ha portato bene, ricordava il Presidente quello slancio che avevi dato lo scorso anno alla platea, ma non era stata raccolta in maniera, diciamo, convinta. Ti porto un dono, come lo scorso anno abbiamo fatto, uno a te e uno al Presidente, che ha una particolarità, è il simbolo dell'Abruzzo. Avete gli orsi dentro casa, è vero? E questo orso io l'ho chiamato Marco Aurelio. Ecco Presidente. Aspetta, facciamo una bella foto. Vieni, amore, devi venire vicino e fai foto. Ok, basta. Marco Aurelio, intanto parliamo dei due condottieri, uno conduce egregiamente la Regione Abruzzo e l'altro conduce in maniera straordinaria il Napoli Calcio Imperatori. Tra l'altro anche Marco Marsiglio, formazione filosofica, quindi in maniera quasi pedissequa rispetto al grande condottiero. Ti leggo un passo, lui sa che è stato famoso, Marco Aurelio, per i suoi pensieri, colloqui con se stesso, non dico a chi mi riferisco dei due, ma lo dico in maniera generica, sì come il promontorio contro cui si infrangono incessantemente i flutti,
resta immobile e intorno ad esso si placa il ribollire delle acque. Allora, questa è una piccola sceneggiatina iniziale. Con questo segno vincerai. Allora, sì, come accennava il Presidente Marsilio e il Presidente Laurentiis, quest'anno non è un anno qualsiasi. Noi abbiamo vissuto con grande emozione tutti i festeggiamenti qua che si sono celebrati a Napoli. Noi nel nostro piccolo abbiamo svolto un grande evento di festeggiamenti il giorno che venne poi, che si consacrò la vittoria dello scudetto, e quindi è nato anche il Napoli Club a Castel di San, quindi quanto di meglio si potesse replicare in una piazza che si chiama Piazza Plebiscito, come è quella di Napoli, con le debite proporzioni. E da qui ovviamente è scaturito l'entusiasmo, ma anche la voglia di caratterizzare un ritiro con una grande partecipazione e con un forte coinvolgimento, a partire da voi stessi, perché insomma non sarete coloro che diranno soltanto la loro sugli altri, ma diranno la loro anche su loro stessi. Quindi immaginiamo di organizzare un trofeo di calcio, quindi con una rappresentativa che io mi auguro già da subito venga selezionata. L'allenatore lo trovate voi, non chiedete a De Laurentiis perché sarebbe già impegnato a fare la stessa cosa in altre direzioni, e con una rappresentativa che magari definiremo forse intorno al mondo bancario, che ci darà una mano. Per che cosa? Per gli allestimenti che faremo in grande stile nel Palasport. Ricorderete che quando abbiamo esposto la Coppa Italia nel Palasport, anche quello un trofeo che in qualche modo l'Abruzzo ricorda con piacere, facemmo un allestimento formidabile, da grandi eventi, da grandi spettacoli. Quindi c'erano 100 metri quadrati di LED wall, che, sui quali andranno le immagini, e andranno sicuramente le immagini di tutte le parti più belle del campionato, i festeggiamenti e quant'altro. Poi sicuramente sarà il momento di qualcosa di convegnistico, che definiremo intorno a temi legati alla sostenibilità, immaginiamo insomma sostenibilità ambientale, green economy, temi che, se mi consentite, sono un po' legati alle nostre prospettive di sviluppo. Poi abbiamo la parte spettacolare, Gigi D'Alessio lo ospiteremo il 5 agosto, data definita, e sempre nell'area sportiva. Poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo, sempre vostro conterraneo, ma noi ci consideriamo molto, diciamo, integrati, insomma molto, diciamo, appartenenti alla cultura partenopea, non fosse altro perché le nostre origini, tradizioni, tutta quella che è la storia, la storiografia del nostro territorio ha origini ovviamente partenopee. E poi la lancio là, perché questa non te l'avevo accennata, spero che la tua reazione sia sopportabile. Noi vogliamo indire il concorso Miss Scudetto 2023. 2023, 23 è un bel numero, no? Okay. Quindi già indica le sembianze, le forme che dovremo giudicare. Però Presidente, qualcuno mi suggeriva di metterti nella giuria. Ma tu devi innanzitutto cercare una decina di procacciatori che vadano a verificare sul territorio abruzzese e a fare fin da adesso tutte delle selezioni. Quella è così noi importante. Per la verità non volevamo. No, perché se no, lo sai che qui poi i fischi e le pernacchie si sprecano, no? Hai capito? Dai, su. Anche una prova di altro genere, attenzione, precisiamolo subito, che non sia soltanto la bellezza della ragazza, ma anche delle qualità che vadano un po' sul profilo della qualità intellettiva, qualità artistica. Ma figlio mio, ma poi c'è un esame allora. Ho capito, Presidente, no. Potevamo... no, tu ti devi basare sulla bellezza, però... anche perché vedi, vai. Da una bellezza esterna traspare sempre una bellezza interiore, così come da una bellezza interiore si tampona sempre una non immediata bellezza esteriore. Però per la seconda fase ci vuole un tempo che tu nell'immediatezza scenica
e mediatica non ti puoi permettere, capito? Perché poi la gente è abituata a divorare cose mentre sta vedendo quella manifestazione, già sta su TikTok, tic tac e tic tic, per cui c'ha il tic proprio che gli viene della incontrovertibile mobilitazione totale. E lì quindi o tu prendi delle ragazze che ogni volta fai così e le apri come in un poker incredibile, una spizzata incredibile. Allora poi che altro ci proponi? Allora, ma questa la diamo per approvata o no? Approvata, okay, poi approvata. Vedremo se farò, io prima faccio la preselezione, per vedere, poi ti dico se sto in giuria o no. Vabbè. Ok, però la vorremmo fare nazionale, per esempio, perché i tifosi del Napoli stanno in tutta Italia quantomeno. Guarda, quindi, no, potremmo fare una cosa che magari vediamo se nella giuria coinvolgiamo, riusciamo a coinvolgere Carlo Verdone. Perché? Poiché io sto scrivendo la terza, ho finito di montare la seconda stagione di Vita da Carlo, che il 15 settembre debutterà su Paramount Plus. Però stiamo scrivendo la terza e la quarta stagione. Allora magari possiamo dire, guarda, facciamo una cosa. Tu le tre finaliste, okay, le migliori, te le metti di là, gli fai un provino e magari se lo meritassero gli fai fare un ruolo minore da scrivere appositamente per loro in una di queste due altre stagioni. Questa ha un senso, se tu vuoi far venire da tutta l'Italia le ragazze, è chiaro ragione, che tu gli provi, però prima bisogna convincere Carlo Verdone, perché può essere che ci manda a fanculo a te e a me e allora non se ne parla proprio più, hai capito? A Verdone ci pensi tu. A Verdone ci penso io. Vabbè, quindi Carlo Verdone è andata, diciamo così. Poi abbiamo Dulcis in fondo, ma è un evento davvero importante perché guardi con che lei diventa Ancelotti perché sta masticando quella gomma americana in maniera spasmodica. Quella gli buca lo stomaco, stia attento. Allora, abbiamo poi definito con Poste Italiane un progetto speciale per un annullo filatelico in occasione del ritiro del Napoli, quindi che consacrerà nel repertorio dei francobolli di Poste Italiane questo evento, e quindi sigillerà la vittoria dello scudetto e il ritiro del Napoli a Castelvisacco. Sigillerà o suggellerà? Che dici? C'è il verbo sigillare o suggellare? Suggellare, sigillerà no, è estraneo. Allora, detto questo, Presidente, io vorrei solo tornare su un passo che ha tracciato il Presidente, ma anche tu avevi lanciato nell'incipit del tuo discorso. L'Abruzzo è chiaro che è diventato un luogo che ha oramai maturato un rating per le attività sportive di livello. Il presidente, tra l'altro, Marsilio ha pur dimenticato che noi abbiamo ospitato la partenza del Giro d'Italia quest'anno, insomma, con una visibilità mondiale su una pista ciclabile che costeggia quasi tutta la costa abruzzese, insomma, ponendoci anche al vertice di quelle che sono le infrastrutture ciclabili europee. Detto questo, sostanzialmente io dissi proprio in questa occasione, anzi all'Hotel Britannique, nella prima occasione, che non, per via ovviamente circostanze tutto fortuite ma sicuramente legate al Covid, tu avevi fatto una scelta che anche aveva dei caratteri coraggiosi, cioè quella di andare in una regione che è considerata meridione, che è considerata una regione che non aveva il blasone della località per eccellenza per l'ospitalità delle squadre di calibro del Napoli e di Serie A in generale. E abbiamo infranto sostanzialmente questo tipo di dogma che in qualche modo vigeva. E da lì, noi non ti dico le squadre che abbiamo dovuto ovviamente rifiutare, questo non, se no magari aumenta la posta, questo non te lo voglio dire, ma insomma sostanzialmente ci sono state parecchi ammiccamenti di squadre che avrebbero voluto, ma tu stessi metti, mi raccomando, non andare a entrare nessuno sullo stadio perché è questo.
lui sostanzialmente dice: noi dobbiamo avere la primogenitura in quell'occasione, quindi dobbiamo calpestare per primi il patini di Castel di Sacco, come è avvenuto per i grandi campioni del Napoli che hanno avuto il battesimo nel nostro stadio Teofilo Patini, che insomma ha portato fortuna a parecchia gente e a parecchi giocatori, e insomma per quello che può valere il nostro ragionamento anche al Napoli. Quindi insomma ti ringrazio per questo, sarà un ritiro veramente caratterizzato da grande entusiasmo. Io mi auguro che soprattutto la partecipazione dei giornalisti non sia una partecipazione, diciamo, come quella degli altri anni, troppo incentrata sulle attività sportive, ma c'è tutta una giornata, uno spazio di tempo per potersi cimentare con attività ludico-recreative che noi poniamo a disposizione, ma anche un'occasione per voi, insomma, per rilassarvi da una stagione che vi ha visto parecchi impegnati in un campionato formidabile che insomma il Napoli ha vinto con largo anticipo, entusiasmando tutto il mondo. Io con i tifosi di altre squadre ho detto che per avere lo stesso effetto che si è avuto nelle piazze del mondo, soltanto il campionato del mondo italiano, diciamo della vittoria dell'Italia, può determinare lo stesso effetto, in nessun altro caso. Quindi per questo mi complimento con te, con la squadra, con l'allenatore e con tutti i collaboratori che quotidianamente, anche silenziosamente, fanno un grande lavoro. Complimenti Aurelio, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie Angelo Caruso. No, allora, io volevo chiedere ai giornalisti: è possibile, Guido, è possibile Guido, organizzare sì. un torneo di calcetto tra giornalisti? Con il paddle, così. Ci avete anche il paddle? Chi è che sa giocare a paddle? Vogliamo organizzare allora tre tornei, uno di tennis, uno di paddle e uno di calcetto. Come? Ma a carte, vabbè, poi bisogna vedere. Poi bisogna vedere. No, è chiaro. Oh, poi vi volevo anche dire una cosa. Vi volevo anche dire un'altra cosa. Allora, io ho ricevuto l'invito del Barcellona di partecipare al Gampert e ho ringraziato e ho detto di no. Poi ho ricevuto l'invito dal Manchester United di andare, non mi ricordo se proprio il 5, ho detto no, ma c'è Gigi D'Alessio, quindi io non posso venire. Però il problema qual è? Io ve l'ho già spiegato, per me è molto importante far venire le squadre dall'estero a Castel di Sangro a giocare nello stadio, che è uno stadio serio. Quindi adesso il quando non lo sappiamo, perché dovremo vedere con il nuovo allenatore come sarà la calendarizzazione degli impegni calcistici, ma probabilmente è ovvio che saranno durante i weekend, cioè i momenti di maggiore disponibilità. Noi andremo a Castel di Sangro dal 28, quindi qualcuno ha detto dal 29, ma non è così, noi andremo dal 28 al 12 agosto, quindi dal 28 luglio al 12 agosto, e in quel periodo là faremo, penso, almeno tre partite con delle squadre straniere che noi inviteremo, e quindi a tutti quelli che mi offrono del denaro per andare a giocare altrove rispondo grazie, ma noi dobbiamo preparare seriamente la prossima stagione. Non siamo qui per fare le belle statuine per altri, ma siamo qui per investire il nostro tempo in ciò che ci è più caro, che è la preparazione atletica per una nuova stagione. Ci penso io. Allora io direi, Guido, che adesso è il tuo momento, diamo la parola.
Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti innanzitutto agli amici dell'Abruzzo che ci accolgono sempre con grande simpatia e disponibilità, è una terra bellissima. Presidente, lei proprio qui un anno fa, l'hanno ricordato, no? Fu meravigliosamente profetico. E allora le chiedo, guardando alla prossima stagione, cosa sogna, cosa immagina, cosa e mi verrebbe da dire soprattutto anche con chi? Ah, sai, il con chi vedremo, perché io da stamattina mi sono cominciato a impegnare, poi dovevo venire qui, quindi ho avuto soltanto poche ore per verificare una lista che da 22 era diventata di 40 nomi, quindi voglio dire, sai, cominciare a verificarne la disponibilità, verificare se sono adatti per un 4-3-3, adatti con questa linea di attacco alta e di difesa alta. Voglio dire, è sempre molto, è un discorso che richiede tempo, poi bisogna capirne il carattere, bisogna capire se sono, diciamo, correttamente, culturalmente immettibili in una cultura partenopea, di città, di nostro modo di lavorare, di rapporti con la società, quindi voglio dire, sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo. Poi devi dare anche la possibilità alla controparte di non accettare, no? Allora, no, dicevo, ieri erano una ventina sul mio tavolo, ma ieri sono stato praticamente, sono arrivato molto tardi in ufficio, e stamattina erano già diventati 40. Ripeto, allora bisogna capire chi hai di fronte, loro devono capire chi hanno di fronte, ci deve essere un mutuo scambio di logica, di interesse, soprattutto di eredità di un 4-3-3 che deve essere quello e non può essere altro. Noi non vendiamo nessun calciatore per il momento, casomai integreremo qualcun altro. E cosa dire? Io credo che con l'altro anno abbiamo inaugurato un ciclo e mi auguro che questo ciclo possa continuare per anni. Del resto, adesso bisogna cercare di rafforzarci ancora di più in Europa, perché a me non ha dato molto fastidio, diciamo, la partita di Champions a Milano o la partita di Champions a Napoli. Ha dato molto fastidio la partita di campionato giocata pochi giorni prima con la stessa squadra e persa così malamente. Quella mi ha veramente sconcertato, perché tu non puoi essere il Napoli che fa quel tipo di campionato e poi con una squadra che abbiamo visto poi abbordabilissima, perché in campionato ha fatto molti meno punti di noi e in Champions è uscita fatta fuori dall'Inter. Allora lì non è tanto, ripeto, dalle due sconfitte Champions, perché lì ci può essere stata una svista arbitrale, ci possono essere state delle sviste del VAR, e poi c'è stata soprattutto la nostra pecca di aver sbagliato un rigore, perché se noi non sbagliavamo quel rigore nella partita di ritorno potevamo forse vincere anche 3-0. Quindi è tutto da riposizionare, però chiaramente a me quella partita di campionato giocata alcuni giorni prima mi ha sconvolto, mi ha lasciato inebetito. Non ci ho capito più nulla, ho detto, ma questa non è la squadra nostra. Dico, che è successo? Che cosa gli ha preso? Poi da noi, nel mondo del calcio, nel cinema no, ci si abitua a dire ci può stare. Ma che ci può stare? Ma che stiamo scherzando? Ci può stare? Non ci deve stare. Non ci deve stare. Non ci può stare. E quindi io ancora sto
ripensando a quella bruttissima serata. Bruttissima serata. Forse la peggiore che ho vissuto negli ultimi 18 anni. Perché ci sono rimasto veramente male, ma ci sono rimasto male per la squadra, per l'allenatore, per i tifosi, per noi. Cioè, tu non puoi arrivare ad un appuntamento così importante in campionato che diventa... Perché o uno dice la voglio perdere perché non gli ci voglio far capire nulla, così arrivano alla partita di Champions convinti di poterci battere e invece poi sbattono contro un muro. Strategicamente può essere anche un discorso, no? Però c'è bisogno di perdere 4-0, potevi perdere pure 1-0, 2-0, no? Cioè, perché non fa piacere a me vedere uno stadio che si svuota, quello non fa mai piacere. Io ho visto per esempio delle partite internazionali, non faccio nomi, dove a un certo punto di fronte a una vittoria di quel torneo tutta l'altra parte dello stadio si è completamente svuotata. Ma non si fa così, non è sportivo. Cioè, siamo arrivati tutti e due in finale, c'è chi ha vinto e c'è chi non ha vinto. È vero che io l'ho fatto a Pechino rifiutandomi di partecipare, ma lì l'avevano fatta grossa. E poi abbiamo visto che comunque il resoconto dal 2005 in poi su quel tipo di abitudine sta là, è storia. Cioè non c'è bisogno ogni volta di riperticarla e riprafasarla. Quindi non so se questa mia risposta è sufficientemente esaustiva. Io spero di aver iniziato un ciclo, mi batterò con tutte le mie forze, con tutta la mia capacità imprenditoriale per far sì che questo si possa ripetere. Poi è chiaro che bisogna vedere quanto si rafforzano gli altri, quanto ci possono essere degli incidenti di percorso, perché basta che ti escono fuori squadra due o tre giocatori. Poi non dimentichiamoci che io sono un assertore della battaglia contro la FIFA che se ne lava le mani pilatescamente per la Coppa d'Africa. Perché ho sempre detto, ragazzi, volete fare la Coppa d'Africa? Benissimo, l'ho detto in un'intervista, fate partire tutti quanti i campionati il 1 aprile, stoppate il 31 ottobre, poi ci avete novembre, dicembre, gennaio, febbraio, ma vi fate tutte le coppe che volete. Ma durante un campionato, ma a me perché mi dovete levare due, tre, quattro giocatori fondamentali? Io quando dico me dico a tutti anche gli altri club, perché ci sono problemi che riguardano tutti. Quindi voglio dire, su questo secondo me c'è ancora molto da lavorare con la FIFA, con la UEFA, ci sono delle storture che secondo me vanno, andrebbero aperti gli stati generali del calcio dei prossimi 5 anni, per mettere in chiaro tante storture, tante limitazioni che secondo me non fanno bene al calcio, ma non fanno soprattutto bene ai tifosi, che poi alla fine si stancano, non ci credono più e hanno ragione. Corriere dello Sport. Visto che ti piace stupire, ci hai già stupito con una dichiarazione abbastanza significativa, cioè il fatto che il 4-0 sia stata la giornata che maggiormente ha inciso in questa stagione dal punto di vista negativo. Allora stupiscici ancora. Stupisci la nostra cosciente stupidità, senza però farci imbattere in una cosciente bugia. Chi arriverà con la squadra, cioè quando arriveranno allenatore ed eventualmente il manager che accompagneranno la squadra a Castel di Sangro e a Di Maro? Cioè, c'è una data che ti sei posto? Ma io credo, io non mi pongo mai delle date, perché lavorando con una logica e razionalità imprenditoriale, poi sai c'è anche un fatto sentimentale, un fatto di guardare le persone negli occhi
e c'è una specie di chimica che può scattare e può non scattare. Uno si può anche sbagliare, no? Allora, io prima potrò decidere e più sarò soddisfatto di poter cominciare a essere operativo sul piano, diciamo, degli orali prima che degli scritti durante i vari ritiri. Quindi io credo, se vogliamo essere logici, anche perché poi tu sai che i contratti da noi si fanno seriamente e quindi poi prendono tempo, perché magari non tutti sono abituati a essere rappresentati da degli avvocati che magari ragionano come noi ragioniamo. Quindi il tempo di realizzazione, di esecutivizzazione di quello che può essere un accordo che verbalmente è binding, ma poi tu mi insegni che nel calcio di binding non c'è mai nulla, lo abbiamo visto. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che dal mio punto di vista, se vogliamo essere veramente logici, oggi quante ne abbiamo? Sette. Bene. Allora, vogliamo dire che assolutamente il tempo limite massimo è il 27? Perché se io entro il 27 di giugno ho un allenatore pronto a sedersi con noi, io dal 27 ho 27, 28, 29, 30, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ho 16 giorni per calibrare l'organizzazione, come si deve muovere e come ci dobbiamo comportare. Ma io un manager, non ho bisogno di un manager. C'è una squadra di management. Una squadra che continuerà ad avere il capo che ha adesso? Non ho capito. Una squadra che continuerà ad avere il capo che ha adesso, giunto lì? Il? Capo della squadra di IDS. Chi è il capo? Cristiano Giuntoli. È il capo? Non ho capito, perché lo definisci il capo? Lui è un DS, un direttore sportivo. Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024. Quindi non vedo il motivo della domanda. Le faccio la domanda che avevo pensato invece di farla: se stasera lei guarda la finale della Fiorentina, perché insomma il tecnico della Fiorentina è uno dei tecnici che sappiamo essere nella sua lista di 40 persone, e le chiedo se in questa lista c'è anche un allenatore che è già stato sulla panchina del Napoli. Allora, io con gli allenatori che sono stati sulla panchina del Napoli ho un rapporto amicale corretto e corrente. Io non credo che farei del bene a nessuno che è stato sulla panchina del Napoli a ritornare sulla stessa panchina, però mai dire mai. Per quanto riguarda, qual era l'altra domanda, mi scusi? Questa sera vedrò Napoli-Fiorentina, ma non... scusi, Fiorentina-West Ham, ma non tanto perché sia interessato a Italiano. A Italiano io gli ho fatto i complimenti andandolo a salutare nello spogliatoio e irritando qualcun altro, quando a un certo punto ci ha battuto, non mi ricordo quanti anni fa, forse tre anni fa. E Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Io non credo che sia corretto andare a rompere gli equilibri in un club, tra l'altro, di amici che la pensano come me, che fanno le battaglie con me. Non credo. Poi, sai, se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri con il suo club,
E allora io a quel punto lì potrei anche prenderlo in considerazione, ma io nella mia lista non l'ho messo tra i 40 e non l'ho messo, no, perché sapendo che ha un contratto ancora di voglio dire, è una cosa che tra l'altro io ho scoperto, cioè io credevo che lui quest'anno fosse l'ultimo anno, invece poi ho scoperto che c'ha credo un altro anno, se non addirittura due, adesso non me lo ricordo esattamente. E allora perché andare a sfruguri al pasticciotto, scusami. No, io adesso dovrò scoprire chi c'ha il problema e che quindi non può nemmeno sedersi al tavolo, a meno che tu non paghi una penale XY, che io non ho nessuna intenzione di pagare. Perché, ripeto, venire a Napoli non è un obbligo, è veramente Ci sono altre domande? Allora, vedo che le domande latitano, perché dovremmo parlare pure della infatti Bruzzo. Presidente, io voglio parlare un attimo col sindaco. Buonasera sindaco. Anche perché perché altrimenti poi dopo ci manda a quel paese. Sindaco, volevo sapere se avete come amministrazione comunale risolto un po' i problemi che avevate con quelli che criticavano le vostre scelte di scegliere il Napoli. Alla fine si sono ravveduti quei politici che pensavano che si dissipava solo del denaro pubblico per una causa che non interessava, oppure hanno capito che forse tramite il Napoli c'è un grande ritorno a livello turistico, a livello d'immagine. Grazie. Sì, quella era una polemica che scaturiva un po' in seno al Consiglio regionale, sostanzialmente, o pseudo tale per alcuni. A un certo punto il Presidente si arrabbiava, cerchiamo insomma di confutare gli atteggiamenti di questi, però poi io mi sono trattenuto perché ho visto che più insistevano più andavamo meglio. Ho detto, per cui secondo me lasciamoli andare che il campionato è vinto. E quindi in qualche modo è andata bene così, ci siamo affidati più alla scaramanzia, tant'è vero che lì a qualcuno ricordava, cioè, che tra un po' gioca il Napoli, inizia, perché insomma, tant'è vero che poi c'è stato un riscontro perfetto in termini insomma, così di fortuna. Allora, al di là delle battute, che non sono poi così tanto battute, c'è stata quella definizione della Corte dei Conti che intanto ha posto una pietra tombale su questo tema, intanto consacrando la validità dell'iniziativa, numeri alla mano ovviamente, non sul piano del chiacchiericcio. Sì, si è spenta abbastanza, cioè qualche ritorno, qualche rigurgito ci potrà anche essere, però veramente talmente conclamato. Questo è un evento storico rispetto al quale la regione è nuova, in nessun momento della storia della nostra regione, men che mai un ritiro di una squadra di Serie A, men che mai vincitrice di una Coppa Italia e di uno scudetto, quindi è un evento talmente eccezionale che convince pure i più ostinati, i più ostili, quindi insomma la possiamo considerare veramente archiviata questa pagina, e ripeto, se dovesse servire per farci portare fortuna li potremmo anche sollecitare a tornare sul tema. Grazie. No, ma poi mi devi spiegare perché col Trentino sì e con l'Abruzzo no. Non ho capito. Io quando sono venuto in macchina che c'era il Covid, il Trentino non poteva ospitarci. E ho scoperto, pur essendo un estimatore della cucina a tre stelle, del mitico, no, cuoco che avete, e io mi sono messo in macchina e sono venuto lì e ho fatto wow! E io non credevo che ci fossero quattro campi di calcio, tutti questi campi da tennis. La piscina. Vabbè, la piscina è venuta dopo, hai fatta te dopo. Cioè, voglio dire, sono rimasto a bocca aperta. Ho detto, ma noi siamo proprio degli idioti, perché noi siamo a un'ora e un quarto da Roma, per cui Fiumicino aeroporto, o a un'ora e un quarto da Napoli, per cui Capodichino aeroporto. L'altro anno, quando io ho fatto venire squadre dalla Spagna, mi dicono, ma dove sta Castel di Sacco? Non vi preoccupate, voi atterrate. Dovete atterrare a Fiumicino? Dovete atterrare a Capodichino?
voi atterrate, io vi mando due pullman, vi porto io lì, state sereni e state tranquilli. Possiamo fare addirittura a Pescara, ma se gli dicevo Pescara quelli si spaventavano, dicevano ma dove è Pescara, che continuavamo, dice dai Castel di Sangro dov'è, Pescara dov'è, diventavamo poco credibili. Se uno gli dice guarda Roma Fiumicino o Napoli Capodichino, già c'hai una diversità di possibilità. Adesso ormai però con quelle tre squadre che sono venute l'altro anno ormai si è aperto un mondo di conoscenza, no? Ragazzi, ma vi vedo mosci, non fate delle domande cazzute, come mai? Presidente, buonasera, Eugenio Marotta. Torno sul discorso del direttore sportivo, lei diceva... No, ma perché dobbiamo parlare del direttore? Scusatemi, perché poi uno se no si rompe le scatole. Noi siamo qui... Sì, sì, no, era semplicemente per chiarire. Ma non siamo per parlare del direttore sportivo né tantomeno dell'allenatore. Io poi, perché sono uno che vi rispetta e con grande gentilezza vi ho detto quello che era. Però siamo qui per parlare, perché se no lei che è venuto a fare? No, glielo chiedo, perché è venuto qua? Per rompersi le scatole o per romperci le scatole? Lei è venuto qua per partecipare a una conferenza stampa sul prossimo ritiro in Abruzzo. Ce l'ha una domanda sugli orsi in Abruzzo? Che avete declinato in maniera, che avete declinato in maniera impeccabile, quindi da questo punto di vista. Prego? Che avete declinato in maniera impeccabile, quindi insomma, evidentemente se altre domande non ci sono, volevo no, integrare. Ma lei si rende conto se in un contesto dove il Napoli, a torto o a ragione, l'hanno considerato il 17° club tra i 50 club più importanti. E il secondo per... E il secondo per... Però a lei è interesse di parlare del direttore sportivo? A me mi sembra che per quanto sia importante la figura di un direttore sportivo non sia centrale a quella che dovrebbe essere un'ipotetica richiesta di informazioni sulla prossima stagione, che non credo debba assolutamente basarsi su un direttore sportivo. Mi scusi, Mi ha risposto, grazie. Salve sindaco, le volevo chiedere sulla questione sulla gestione proprio dei tifosi al Teofilo Patini, non ci saranno problemi perché insomma superato il discorso Covid. Non so se il Presidente ce lo dice lui o lo dice lei, quanti potrebbero essere le amichevoli che si disputeranno nel ritiro, e se vuole il Presidente rispondere sulla questione, lei ha parlato di società amiche come la Fiorentina, società amiche come per fare delle battaglie insieme a queste società, quali sarebbero queste battaglie? Allora, io delle amichevoli sinceramente mi ricordo il trofeo dei giornalisti di calcio, calcetto che definiremo, quello di padel, quello di tennis, e mi dimenticavo invece i due turni di Summer Camp del Napoli per la prima volta a Castel di Sangro in Abruzzo, Presidente. 28 luglio, 4 agosto. Ah, ecco, questa 10 è una cosa importante, agosto. È vero, perché noi abbiamo fatto i Summer Camp e ci sarà anche da voi questo Summer Camp dal 29 luglio al 4 agosto, dove possono venire... Al 4 agosto, sì. Scusami. Due date, una dal 29 luglio al 4 agosto e una dal 4 agosto al 10 agosto. Due date, quindi due settimane per i bambini, corretto? Preciso. Perché noi da quest'anno è il primo anno che abbiamo fatto questo accordo per fare i summer camp un po' dappertutto, cominciando dal Trentino. E la Lega. Ma non è che sono delle battaglie. Allora voi dovete fare un ragionamento. Il calcio italiano è indietro di almeno 10 anni. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo molte cose da cambiare. Però quelle cose che non andavano bene 10 anni fa o 5 anni fa, non è che oggi improvvisamente si possono cambiare come le avremmo cambiate allora. Bisogna avere una vision. Allora, quando tu ti trovi in una associazione, quindi una lega, dove
molte squadre sono proprietà di fondi dove tu non hai un rapporto con chi effettivamente come proprietario è presente, come siamo presenti noi da 18 anni a ogni assemblea, diventa una posizione complessa quella di portare avanti un discorso che sia un discorso, diciamo, associativo di industrie, dell'intrattenimento e dello sport. Allora, secondo me il cambiamento di rotta del club calcistici non è mai stato percepito totalmente in Italia. E questa è sempre stata la mia battaglia. Voi non vi ricordate quando nel 99 io venni alla palazzina dei giornalisti con un assegno di 120 miliardi della BNL, nemmeno Chiavelli stava ancora con noi. A un certo punto io feci tutto un discorso sullo stadio virtuale. Non ci capì un tubo nessuno. Il giorno dopo, a via 24 maggio, vennero un paio di giornalisti importanti, di cui non faccio il nome, che mi dissero: Presidente, Presidente, che delusione ieri. Noi pensavamo che lei ci portasse questo calciatore, questo calciatore, questo calciatore. Lei invece ha fatto un discorso dove noi non ci abbiamo capito nulla. Voltiamo pagina. 2004. Lo sapete, sto in vacanza a Capri, scopro che il Napoli non esiste più. Ma perché non esiste più? Ah, che non lo sai, è fallito. Fallito? Sì, perché Naldi l'ha fatto fallire, ma non stava in Serie B? Sì, è fallito. E io ho partecipato per comprare questo pezzo di carta per più di 30 milioni, ok? A quel punto, prima riunione con voi giornalisti, faccio il discorso dello stadio virtuale. Dalle scritture dei quotidiani io vedo che non era qualcosa che vi fosse entrato nella vostra testa, quindi dico: ma non l'avranno capito. Cominciamo il primo anno, ripetiamo la Serie C per il secondo anno, Serie B, finalmente Serie A. Un bel giorno vi convoco tutti quanti, voi forse non ve lo ricorderete, o qualcuno di voi, o molti di voi non c'erano, dissi: adesso io vi dico che mi sono rotto le scatole. Vi spiego per l'ultima volta la differenza tra stadio reale e stadio virtuale, in modo tale che io non voglio più leggere sui giornali o sentire in televisione delle cose che veramente mi offendono sulla vostra incapacità di capire di che cosa uno sta parlando. Voi fate questo per mestiere, è importante che lo sappiate. E da quel momento lì, finalmente, questo stadio virtuale poi è cresciuto, siamo passati da un certo tipo di televisione a Sky, poi da Sky adesso siamo passati a DAZN. Io sono 3 anni che dico che dovremmo avere il nostro canale ed essere liberi di licenziare il nostro prodotto ai nostri tifosi direttamente. È chiaro che però se tu hai dei fondi, con chi parli? Allora, chi sono i miei compagni, diciamo, di rotta? La Fiorentina la pensa come me, il mio amico Dan Friedkin la pensa come me, quindi già siamo Napoli, Fiorentina, Roma. Scaroni, che è un signor top manager, la pensa come me. Quindi voglio dire, poi bisogna capire chi sono quelli che magari sono interessati per le vie, le strade più semplici. Ma io gli spiego, guardate che se vengono i fondi, voi mi dovete spiegare questi fondi, che cosa ne sanno di calcio e che cosa ne sanno di attività imprenditoriale dell'intrattenimento. Perché in fondo il calcio
è un intrattenimento dove, a differenza del cinema, dove tu hai una sceneggiatura e sai esattamente come finirà il film, tu una partita di calcio non sai mai come finirà. Quindi c'è questa sospensiva che crea anche un fascino e una suspense maggiore. È chiaro il ragionamento? Però sai, poi fare il driver di un club calcistico non è una cosa semplice. Bisogna avere anche le skill, la preparazione, la conoscenza. Vedete, quando io per esempio ho deciso di dire basta con i vari sponsor tecnici e ho deciso di prendermi la responsabilità di rinunciare a del denaro che mi veniva dato e non era poco, l'ho fatto e alla fine ho avuto successo. Ma perché? Perché probabilmente io sono un imprenditore e quindi le mie progettualità hanno sempre uno sviluppo non scriteriato, perché io che vengo da un mondo di matematica, per me la matematica è una scienza esatta, non è un'opinione. 2 più 2 fa 4, non può fare né 5 né 3 e mezzo. Allora faccio io una domanda a Caruso. Allora, dopo questa stagione straordinaria del Napoli, e quindi lo scudetto, il post-Covid, com'è la situazione alberghiera? C'è già il sold out? I tifosi del Napoli che volessero venire trovano ancora una disponibilità? Qual è la vostra previsione? Ma noi affidandoci ai dati che sono attinti da un biennio, che è quello un po' più normale. Guarda che meraviglia quella barca a vela come è piegata, guarda. Sì, ho visto, bisogna vedere solo se gli serve una mano. Allora, dicevamo, i dati sono straordinari. Certamente tengono conto di un trend di crescita al di sopra di ogni ragionevole aspettativa. Se vi dico che anche il mercato immobiliare, quello insomma che magari era meno atteso come evolutivo, ha raggiunto livelli formidabili. A Pesco Costanzo? Io ho i dati miei. Ma io ho consigliato pure, ma fate un unico comune, ma certo, fate una triade, non cinese ma abruzzese. No, c'è sarebbe anche il nome, per la verità. Vedi? Sì, veramente. E dimmela. Lo posso dire? Certo. Castel Volturno, tutto sommato. Qualcuno dice Castel Vesuvio, che non ha ovviamente diciamo analogie. Allora, dicevo, sono dati formidabili su quella che è la ricettività. Ovviamente è cresciuto anche il rating del territorio, quindi ci sono attenzioni superiori, non scontiamo più nemmeno quel declassamento che, io ripeto, dall'inizio abbiamo un po' infranto con questa iniziativa, perché è inutile, girando nel sud per tante cose sconta questa considerazione un po' declassata. Noi abbiamo dimostrato, e le affermazioni del Presidente De Laurentiis, nella qualità del territorio, delle organizzazioni, delle infrastrutture, nella capacità ricettiva, hanno davvero fatto evolvere una considerazione del nostro territorio. Quindi i numeri sono assolutamente positivi, c'è un trend di prenotazioni assolutamente, insomma siamo già in sold out, quindi non bisogna nemmeno attendere. Ecco, quindi la domanda era, sì, c'è già ancora posto oppure no? Proprio nel cuore del territorio no, gli effetti si producono almeno fino a 60 km di distanza. Quindi parliamo oggi se chi mondo, non ha prenotato deve andare a dormire a 60 km di distanza. Ma loro lo sanno, non funziona, quindi sono attivati. Tu guarda però di tenermi da parte le camere per le eventuali squadre che vengono dall'estero. Sì, abbiamo già proprio. Bravo. Eventuali, sicure squadre o no? Sennò queste. Nessun'altra domanda? No. Ad esempio sugli orsi, la faccio io, a Caruso e magari a Marsilio. Questo timore che ad esempio è serpeggiato in Italia nel nord, in Trentino, e lì ne abbiamo parlato già, considerando che l'Abruzzo è terra di orsi,
e ce ne sono molti. Eh beh, ma c'hanno la maglia azzurra, non è visto? Ci sono, non voglio dire timori, ma c'è un'attenzione particolare considerando che ci saranno tantissime persone, tantissimi turisti che verranno in Abruzzo oppure no? Allora, noi siamo orgogliosamente la terra dell'orso bruno marsicano, abbiamo realizzato un parco oltre 100 anni fa, tra i primissimi d'Italia e d'Europa, per la tutela di questa specie. È una specie diversa da quella che è stata importata nel Trentino, le recenti fatti di cronaca, l'orso del Trentino pericoloso, la cattura, la querelle sull'uccisione, l'abbattimento o meno di questo orso in Abruzzo sono impensabili, non è mai accaduto, non c'è nessun episodio, diciamo, di orsi aggressivi che abbiano creato pericolo all'uomo, succede purtroppo il contrario. Sono gli uomini che mettono in pericolo gli orsi, perché una pressione mediatica sbagliata ha provocato, come è accaduto con la storia di Juan Carrito, un orso diventato famoso perché era troppo confidente, però aveva creato questa grande ondata di simpatia. Oggi peraltro la mamma di Juan Carrito ha fatto altri due cuccioli e già viene fotografata, inseguita, insomma, in alta montagna per riprendere, tanto che in alcuni territori i colleghi sindaci di Angelo Caruso hanno dovuto chiudere alcuni sentieri perché stiamo cercando di preservare l'habitat naturale e la crescita selvatica, come è giusto che sia, di questi esemplari, in modo da evitare, insomma, il rischio che appunto un eccesso di confidenza, un eccesso di pressione antropica su queste specie protette le possa creare una condizione invece di pericolo che nasce poi da abitudini sbagliate. Quindi venite con le dovute accortezze e seguendo i suggerimenti che peraltro i tecnici del Parco Nazionale lì contiguo a Castel di Sangro sapranno dare, utilizzando anche le guide e le associazioni, le cooperative che sono presenti sul territorio, che fanno escursioni, fanno anche escursioni guidate, ce ne sono alcune molto affascinanti, fatte magari in notturna, dove si sente, diciamo, nel bosco ululare i lupi a distanza, avvistare, però va fatto appunto seguendo i consigli e i suggerimenti e accompagnati magari dalle persone che fanno questo di mestiere, che li troverete, c'è, cioè, una grande esperienza e una grande competenza. Facciamo con tutti loro un'escursione notturna alla ricerca dei lupi e degli orsi. Poi glieli diamo in pasto. Così glieli diamo in pasto. Grazie a tutti e buona serata.